siamo di prima, guardando noi, grazie. Grazie. Andiamo alla nostra capitale, perché se la capitale va al catafascio, voi capite che diventiamo ridicoli di fronte al mondo. Quindi, quando mi hanno chiamato la Virginia Raggi, il nostro sindaco, e ho visto le persone che c'erano intorno, quindi persone pulite, professionali, piene di buona volontà e di amore, soprattutto per questa città, quindi ho detto why not, cioè come sono stato abituato nella mia vita ad affrontare le sfide. Non chiedetemi subito dettagli o non chiedetemi fra una settimana dettagli di cosa faremo in queste specifiche circostanze o in specifiche società, perché dovete lasciarvi, come tutti quelli che sanno organizzare e riorganizzare le società, parecchie settimane davanti, perlomeno per dirvi che cosa faremo. Io ho una storia, fortunatamente mi è riuscita sempre. Questa è la più difficile, vi devo dire la più difficile. Se trovo collaborazione sicuramente ci riesco. Se tutti si metteranno contro, credo che allora butterò la spugna anch'io, ma non mollo facilmente, quindi vi garantisco che ci proverò in maniera molto coriacea. È chiaro che questo incarico che io intendo portare avanti, lo intendo portare avanti con determinazione, spirito di servizio e avendo come principale riferimento le esigenze dei cittadini e la qualità dei servizi del Comune che vengono erogati. Il Comune ha un debito, diciamo, molto coperto da finanziamenti, quindi un debito finanziario che oltretutto serve per adempiere a obblighi normativi. E si aggira intorno a 1,2 miliardi. Io collaboro con il Teatro di Vergata e vi assicuro da oltre 10 anni e ho svolto attività di docenza e continuo a farlo all'interno del Master in Management Pubblico. Per quanto riguarda invece diciamo le attività, quelle professionali, evidentemente, ma è di dominio pubblico, io sono un dipendente in aspettativa di Equitalia, evidentemente chiunque sa di che cosa si occupa Equitalia, l'eventuale iscrizione all'albo dei dottori commercialisti. Perfetto, esatto. ovviamente sì, altrimenti non potrei dire che sono dottore commercialista. E poi invito chiaramente a verificare presso l'ordine se l'ho conseguito questo titolo.